pioggia che ti dà spero il ben augurio per questa quinta edizione di Mare e di Tosca. Mi conoscete, molti di voi mi conoscono, io ho il piacere di comunicare questo evento ormai da 5 anni, sono Aurora Idrissi, e è un particolare piacere oggi essere in una località come Borgo Grotta Gigante, a casa di Paolo Frobatin, sotto una vite che è la testimonianza della viticoltura non solo del Carso ma direi anche della Venezia Giulia, perché una vite così vecchia, come voi vedete, del 1898, segna anche le radici profondamente storiche che questa parte della regione ha veramente in testimonianza. È una vite che ha sopravvissuto a tutto, come il carattere dei cartolini è forte, tenace, è costante, è anche di pietra qualche volta, vero Paolo, provati, e ve lo presenterò e lascerò che si presenti da solo tra un pochino. To the foreign guests, they are here, thank you to be here. My name is Aurora and I'm glad to welcome you to the 5th edition of Mare e Vitosca. We are today in some of the most historic places in Friuli Venezia Giulia. And the vine that you see dates back to the 1898. It means it is one of the oldest vines in the world. In Friuli Venezia Giulia. And Paolo Frobatin, the owner of this court, of this house, is the descendant of a family of a wine grower, typical family of wine growers from Carso. And he will explain something about the history of this vine and, of course, of his art, because it's a famous culture, as you can see, from the culture surrounding us. So thank you so much for being here. And adesso continuerò a chiedere l'aiuto in sloveno, perché io purtroppo non posso dare il benvenuto in sloveno. Lo chiedo a Beniamino Zidaric, che mi dà il saluto al posto mio in lingua slovena. Beniamino, se tutti voi conoscete. Dobrodan sam, upam da sam iz Perk, ki je naš predsednik vinogradnikov, bo prišel hitro. Pozdravljam v imenu vseh vinogradnikov in hvala, da ste prišli. Tukaj je trta najstarejša trasa, dobro, da je ostala in upam, da bo nadaljevanje tega dneva bilo zelo dobro in koristno za vseh in hvala. Ecco, questo incontro è anche simbolico, come voi potete capire, per la vita di tutti che abbiamo sotto le spalle. E io voglio ricordare solo brevemente, proprio per piccoli cenni, un pochino la storia della Vitosca, sono veramente molto breve perché è quello che so io e quindi posso trasmettere a voi. La Vitosca è un vitigno antico, veramente molto antico per questa terra. La sua origine si perde nella notte dei tempi. Pare non ci siano altri viti nel bacino del Mediterraneo che abbiano delle caratteristiche ampelografiche simili alla Vitosca. Si parla di Vitosca Gargania e pare che proprio l'origine sia il Carso, in senso lato, quindi Carso italiano e soprattutto Carso sloveno. Sono pochissimi gli ettari di Vitosca piantati attualmente, la maggior parte sono al di là di quello che non esiste più un confine, perché è una vite senza confine, è una vite che proprio ha spazzato già prima delle decisioni, diciamo dall'alto, ha già spazzato il non confine del vitigno e del vino che si sposa da una terra all'altra. Poca manciata di ettari, magari chiederò a Edicante o a Beniamino di darci un'idea proprio di ettari fissati. È una vite che ha rischiato grosso, perché voi sapete tutti che nel 1929, qui come in altre parti del nord Italia, c'è stata una gelata tremenda, che ha distrutto gli olivi, che ha distrutto le viti, che ha distrutto praticamente quasi tutta la pianta della vitosca diffusa sul territorio. E poi sono arrivati i vitigni internazionali, quelli che, insomma, bene o male, hanno fatto anche un po' la fortuna economica delle famiglie. Ma questi vitigni internazionali, per fortuna, non hanno coperto, spazzato via la vitosca, grazie anche a chi l'aveva in casa. E è Danilo Lupin, vero? Lo chiedo a voi, Danilo Lupin, che oggi conoscerete suo figlio Matei, che ha il merito, negli anni 70, di aver... Lui era anche un vivaista, se non sbaglio, Danilo, no? Aveva un'esperienza... Aiutato, ecco. Aveva proprio la mano anche sulla ripropagazione delle marce
ed è stata quindi importantissima la sua attività nel ritrovare i cloni di Vito Ska e ripiantarli. E questo signore alto qui che tutti conoscete, che è il re della Vito Ska nel mondo, è di Kante, ha avuto un merito, perché 20 anni fa Vito Ska non si trovava imbottigliata, era venuta scusa nelle smisse o comunque nelle case, e chi ha portato le prime bottiglie di Vito Ska nel mondo è Eddie. E io vorrei che tu raccontassi, Eddie, brevissimamente cosa ha significato questo diffondersi in 20 anni la Vito Ska e tutto il mondo. Beh, posso dire che è stata la fortuna del tempo, del momento, che è andata a favore un po' agli autoctoni che stanno vincendo in tutta Italia. Sono caduto nel momento giusto, come si dice, dove che imbottigliare per innovazione, per curiosità alla cultura friulana che stava nascendo, con dei grandissimi personaggi friulani come Mario Scopetto, io più giovane sono andato un po' a copiare tecnica, tecnologia e cadere logico sull'autocono che oggi ci facciamo addirittura belli grazie a questa vita, a questa storia. I tempi erano più lunghi. Diciamo che oggi ormai la parte più grossa del calcio è stata vinta con questa filosofia, ma abbiamo poi altre risorse, altre varietà, che forse gli altri produttori, gli altri giovani lo faranno, quello che è stato fatto nella storia, un po' copiato, un po' rubato, ma bisogna più sopravvivere nel momento della propria vita, del proprio riuscito, del proprio quello che è un'azienda agricola. Grazie Adi. E qua c'è un tuo, diciamo, potevo dire figlio, tecnologicamente parlando, una persona che ti ha seguito e ha fatto altrettanta, diciamo, forza e ha camminato nel mondo, perché Beniamino è nel mondo, okay? Quando lo chiamo è sempre in qualche parte del mondo per la sua vita, per il suo terreno e per il calcio, molto che il calcio. Le amicizie danno anche dei frutti, le amicizie di più giovani, come vedi qua, stanno dando dei frutti, e penso che è un nostro orgoglio del Carso di volerci anche bene tra gli amici produttori. Molti di voi erano qua anche l'anno scorso, e credo che è una delle cose che è uscita, no? La sinergia tra il produttore e l'amicizia che c'è tra di loro. Anche appunto per i produttori al di là del confine, oggi ne avremo alcuni, anzi un bel numero a mare di questo pomeriggio. Ma io volevo chiedere una cosa a Beniamino, per poi passare ancora una parola finale a Paolo, che ci racconta la storia di questa vite, e andare al brindisi finale. Beniamino, giusto per capire, noi ci troviamo in quale parte del Carso triestino? Da dove parte, a dove arriva la Vito Ska sul Carso? Per avere geologicamente un'idea delle terre anche. Beh, il Carso come zona è piccolo, una delle zone più piccole della Sardegna. È una zona così diversa anche nelle sue caratteristiche. Per esempio adesso qua siamo sull'altipiano carsico, dove c'è la terra rossa, è un clima diverso, un clima continentale, questo vuol dire che c'è la notte fredda, i giorni più caldi, e dopo abbiamo ancora quelli che hanno le vigne verso il mare, che è una zona più mediterranea, no? Però là c'è un'altra terra, che è la Puglia. Allora sono queste due caratteristiche che fanno parte dei nostri prodotti, e soprattutto non dobbiamo dimenticare mai così la Bora, che ci sta dando sempre un aiuto molto positivo. Insomma, questa è la realtà. Sicuramente i vigneti sono tutti un poco sparsi nel nostro territorio, sono tutti così frammentati, circondati da moretti a secco. È una zona veramente bella, tante volte, come ho detto Aurora che mi chiama, insomma sono in giro, però quando ritorno a casa dico sempre abbiamo la zona più bella del mondo, assolutamente, senza niente togliere a nessuno. Chi è arrivato è contento, qui proprio ci si sta bene. E Paolo, insomma, è difficile mantenere una Vito Ska, cosa raccontaci la storia di questa pianta che si lega alla storia della tua famiglia molto, Paolo, vero? Va bene, cominciamo nel lontano, prima della prima guerra mondiale. Questa casa qui era coperta, era qui c'era la stalla e lì c'era la casa che mio nonno ha comprato, ed era coperta con le sale di pietra. Non c'erano i cocchi quella volta lì, si mettevano le pietre. E quelle case lì erano vecchie dai 200-250 anni. Poi tra due fratelli,
dopo si sono divisi, allora uno dei fratelli, mio zio, ha preso la casa lì e mio padre ha preso la strada e l'ha trasformata in casa. Però le viti c'erano, allora qui ce n'erano tre, dall'altra parte altre tre, però lì sono andate tolte perché mio zio ha fatto un negozio. Qui due sono morte perché si è cementificato tutto il cortile. Allora una ce l'ha fatta, questa è rimasta. Diciamo, questo è il dopoguerra, l'ultima guerra, diciamo. Le guerre ce n'erano tante. Ma questo voglio dire che tutte le sei che erano una volta qui sono sopravvissute in quel lungo inverno che c'era nel 29, che c'erano temperature qui sul calcio quasi 30 sotto zero. Si è ghiacciato anche il mare a Trieste, allora veramente, e le hanno coperte con sacchi di juta per proteggerle, per far sì per che sopravvivano. E allora la storia è questa, e poi quando è scomparso mio padre ho preso io in mano la potatura, non sapevo potarla, però è passato un amico di mio padre e mi ha detto: ma non abbandonerai tutta la vita? Io ho detto: no, solo non so potare. Allora mi ha dato delle lezioni di potatura e dopo due ore ho capito come fare, insomma, per 10 anni l'ho potata io, adesso l'ho consegnata al marito di mia nipote. Però ho capito il potenziale che poteva avere questa vite vecchia, no? Allora, non volevo abbandonare questa realtà. E così, adesso siamo arrivati nel 2011 e la vite è ancora viva. E decisamente è un reperto unico in fondo anche in Italia, perché sono pochi le viti che hanno questa storia. E una cosa abbiamo capito allora della Vitosca, che è un vitigno adatto a questo clima nel senso proprio più estremo. È un clima estremo, è adatto alla vite, è adatto alla bora, resiste alla bora, resiste alla siccità, resiste a terreni molto poveri. È una vite davvero che è programmata geneticamente per resistere alle difficoltà e raggiungere nel bicchiere una sorta di sintesi ideale di quelli che sono le caratteristiche proprio del terroir. Ed è quello che sostanzialmente ha fatto innamorare, credo, tutti coloro che hanno assaggiato una Vitosca per la prima volta, me per prima. E io voglio raccontarvi, mi permettete, un piccolissimo aneddoto personale. La prima persona che ho conosciuto del caso è proprio Paolo Crovatin, ed è stato nel 2000. Lui è venuto, io vivo nella città di Trento, sono del Trentino Alto Adige, e nella mia città si è organizzato un festival delle minoranze culturali dell'arco alpino, e c'era Paolo Crovatin insieme ad alcuni diciamo testimoni della cultura del Carso, tra cui c'era proprio Andrei e Bernarda, anche tra di noi, che conosceremo poi dopo nel loro agriturismo. Paolo stava scolpendo una pietra e accanto a lui, mentre stava scolpendo, c'era un tavolo dove erano in mostra e in assaggio le vitosche di Cante. Io ricordo che mi sono avvicinata per vedere cosa stesse facendo, mi hanno dato un calice, e non è veramente poesia, sono proprio sincera nel dirlo, la sensazione che io ho avuto è stata la fortissima mineralità, che ha avuto immediatamente un flash davanti agli occhi. Io ho capito il legame strettissimo, ancora quando nel 2000 di terroir non si parlava, perché adesso incominciamo a capire che il valore di un vino è legato proprio alla sua roccia. Io l'ho capito in una maniera così immediata, quasi infantile, e devo dire che è nata anche lì la mia voglia di arrivare qua e conoscere il Carso. È solo una testimonianza per ringraziare tutti voi. E in più, devo dire, in questi vini si sono fatti in 10 anni dei passi in avanti incredibili, perché ogni anno sono sempre più interessanti. Guardate, oggi abbiamo qua 4 vitosche in assaggio, e vorrei che i produttori che le hanno portate fossero vicino a me. Oltre a Beniamino, assaggeremo la sua vitosca dopo, se non sbaglio, no? Durante il pranzo. C'è Edi Cante, che ci ha portato una vitosca del 2004. Matteo, vieni vicino a me. La Noris Besnaver di Orto Scioglia, che ci ha portato la sua vitosca. E dov'è Marco Pecchiari? Per farlo, vieni Marco, è timidissimo. Marco Pecchiari, è la zona più marina, la tua azienda, l'azienda Parovel, quindi abbiamo veramente un circuito in 4 vitosche completo.